La questione dei peccati imperdonabili è una delle più dibattute nella teologia cristiana. Eppure non esiste una lista completa e definitiva dei peccati che Dio non perdona. Ci sono diverse fonti bibliche e tradizioni teologiche che hanno identificato alcuni peccati come imperdonabili, ma la loro interpretazione può variare in base al contesto storico e culturale. In questa trattazione, esploreremo alcune delle interpretazioni dei peccati che Dio non perdona. Innanzitutto, va detto che la fede cristiana sottolinea il perdono di Dio come un elemento fondamentale della salvezza. Gesù stesso ha insegnato ai suoi discepoli a pregare chiedendo perdono per i propri peccati e perdonando gli altri. Perdona le nostre offese come noi perdoniamo a chi ci ha offeso, è una preghiera che viene recitata ogni giorno da milioni di cristiani in tutto il mondo. Tuttavia, la Bibbia afferma anche che c'è un peccato che non sarà perdonato, né in questa vita né in quella futura. Uno dei peccati più noti che viene considerato imperdonabile è la bestemmia contro lo Spirito Santo. Gesù stesso ha dichiarato che chiunque bestemmia contro lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno, ma sarà colpevole di un peccato eterno. Questo passaggio biblico è stato interpretato in vari modi, ma la maggior parte dei teologi concorda sul fatto che la bestemmia contro lo Spirito Santo si riferisca a una durezza di cuore tale da rifiutare completamente il perdono di Dio. In altre parole, chi commette questo peccato non vuole essere perdonato, rifiutando così la misericordia di Dio. Un altro peccato che viene spesso considerato imperdonabile è l'apostasia, cioè il rifiuto di abbracciare o di mantenere la fede cristiana. L'apostasia è stata condannata fin dai primi tempi della Chiesa. E molti martiri hanno preferito morire piuttosto che abiurare la loro fede. Tuttavia, l'interpretazione di questo peccato come imperdonabile non è unanimemente accettata. Alcuni teologi ritengono che l'apostasia possa essere perdonata se viene seguita da un sincero pentimento e dalla conversione. Altri, invece, sostengono che l'apostasia sia imperdonabile perché rappresenta una scelta definitiva e consapevole di allontanarsi da Dio. Un altro peccato che viene considerato grave e difficile da perdonare è il suicidio. Anche in questo caso, la questione è dibattuta tra i teologi. Ma la maggior parte concorda sul fatto che il suicidio rappresenti un rifiuto della vita e, di conseguenza, del dono di Dio. Tuttavia, molti cristiani credono che il perdono di Dio possa estendersi anche al suicida, se questo ha commesso il gesto in uno stato di profonda disperazione e non aveva il controllo completo delle sue facoltà mentali. Altri peccati che sono stati considerati come imperdonabili in alcune tradizioni cristiane includono l'omosessualità, l'aborto e la condotta sessuale immorale. Tuttavia, è importante sottolineare che queste interpretazioni sono state contestate da molti teologi e da alcune correnti cristiane più progressiste. Ad esempio, alcune chiese cristiane accettano e benedicono le unioni omosessuali e sostengono il diritto delle donne di scegliere se sottoporsi o meno all'aborto. In generale, va detto che la questione dei peccati imperdonabili è complessa e soggetta a molte interpretazioni. Anche se alcuni peccati possono sembrare più gravi di altri, la Bibbia sottolinea che tutti i peccati possono essere perdonati attraverso il pentimento e la conversione. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Il perdono di Dio, tuttavia, non deve essere considerato come una scusa per continuare a peccare. Gesù ha insegnato ai suoi discepoli a seguire un cammino di santità e di conversione continua. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Inoltre, la fede cristiana sottolinea che il perdono di Dio è accompagnato da una responsabilità di riparare il male commesso. Riparate dunque alle vittime dei vostri errori, se ne avete la possibilità, in altre parole,
Il perdono di Dio non ci libera dalla responsabilità di fare ammenda per il male commesso e di cercare di riparare le conseguenze del nostro peccato. In conclusione, la questione dei peccati imperdonabili è complessa e dibattuta nella teologia cristiana. Mentre alcune tradizioni cristiane hanno identificato alcuni peccati come imperdonabili, la maggior parte dei teologi concorda sul fatto che tutti i peccati possono essere perdonati attraverso il pentimento e la conversione. Tuttavia, il perdono di Dio non deve essere considerato come una scusa per continuare a peccare, ma come un invito a seguire un cammino di santità e di conversione continua, cercando sempre di riparare il male commesso e di amare Dio e il prossimo come noi stessi. Iscriviti al canale per non perdervi gli ulteriori video.